Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono la vostra Braciola, siamo su Minecraft e oggi faremo un sacco di cose. Prevalentemente, innanzitutto ci facciamo una bella armatura di pelle che ho giocato un poco in offline e ho ucciso un sacco di lama e finalmente abbiamo un'armatura con un punto armatura più 3. Ok, pensavo che ci fosse qualche status in più. Posiamo questi qua? No, questi qua ci costruiamo qualcosa, ci costruiamo il casco, ci costruiamo un bel casco. Ah, ora siamo molto più aggressivi. Ok, io volevo esplorare un po' questa giornata, quindi prendo un'altra spada, posiamo lo stick che non serve a nulla, il grano ce lo portiamo, abbiamo delle uova, abbiamo ucciso un paio di ragni, quindi abbiamo preso la lana di ragni. Queste cose non so cosa servono, ninfe io le tengo lo stesso. Abbiamo un sacco di lana, un altro due ossi, i semini li posiamo. Ah, prima di tutto vi volevo far vedere, ce la facciamo col tempo, vi voglio far vedere che ho trovato un sacco di canne di bambù e ho fatto una farm di bambù qua, eccola qua, vedete qua già sta crescendo, distruggiamo. Mio, dove sei? Ti ho preso? Sì. Abbiamo ampliato un po' la farm di bambù. Ho scoperto che non si deve rubare ai villager. Grazie Delfino che mi hai commentato che non si ruba ai villager. Non lo ruberò più, giuro. Non lo faccio più, promesso. Bene, andiamo a dormire che si sta facendo notte. E poi partiamo. No, ci sono mostri. Non puoi riposare, ci sono troppi mostri nelle vicinanze. Dove? Saranno sulla montagna. Che palle, no, e dai, fammi riposare. Ok, ah, poi col ferro che abbiamo trovato nell'ultima puntata ci ho fatto una spada che ho quasi consumato, perché sono stato fuori tutta la notte per motivazioni valide. Mi si è crashato il computer, in pratica stavo registrando, mi si è crashato il computer e niente. Ci sono troppi mostri nelle vicinanze, però non li vedo. Ci sono mostri però io non li vedo, non li sento nemmeno. Non li vedo, non li sento, vabbè, sarà stato un piccolo bug momentaneo. Ora facciamo un salto di qualità e moriamo quasi. Ci sono troppi mostri nelle vicinanze, sotto qua non ci sta niente. Io voglio soltanto riposare, grazie a Dio, se mi fa riposare. Ora non puoi riposare, il letto è troppo distante. Che palle. Ti devi mangiare. No, ci sono troppi mostri nelle vicinanze. Ok, ok, i mostri se ne sono andati, sogni d'oro, progressi compiuti. Ok, abbiamo due di armatura perché un po' l'abbiamo rotta, fammi vedere. Poi l'abbiamo rotta? No, non l'abbiamo rotta. Abbiamo solo due di armatura. Abbiamo una spada di ferro e mi porterei un piccone. Un piccone di ferro, mi piace il cuore portarmelo. Infatti non me lo porterò, ne costruiamo uno nuovo. Perché il piccone in ferro è il piccone in ferro, punto. E ci mettiamo la roccia. Ok, abbiamo il nostro piccone in ferro, usiamo la roba in eccesso, lo mettiamo qua in eccesso. Cosa volevo fare? Volevo esplorare un poco i biomi, vi porto un poco con me a vedere un po' come sono stati creati questi biomi. Ce ne andiamo dietro la montagna, alle spalle della montagna, andiamo a vedere un po' questo bioma. Aia, che cosa cazzo è successo? Ok, un creeper. Porca miseria, chi lo aveva visto? Chi lo aveva visto? Porca miseria, mi ha tolto un sacco di vita. Fa male, fa tanto male. Ok, esploriamo il bioma della giungla. Canne da zucchero, bellissime, le voglio. Questo è scemo, si fa male da solo. È scemo il personaggio, non devi saltare sempre. Devi fare pure i fatti tuoi e non saltare. A nessuno dà fastidio sta cosa. Ok, qua ho preso delle ninfe, non so cosa servano queste cose, commentatemelo e fatemelo sapere cortesemente, perché io proprio non lo so. Cioè, le ho prese però non mi è uscito nulla, quindi cioè servono soltanto a saltare sull'acqua. Se è così io me le piglio. Se servono solo per saltare sopra l'acqua io me le piglio. Che faccio una specie di ponte di ninfe sul dal giardino dalla farm
all'interno della casa, che non dispiace. Ne prendiamo altre due, anzi ne prendiamo tutte quelle che vediamo. Queste servono sempre, a quanto pare. Ci permettono di camminare sull'acqua, sono un bel... sono un bel... power up. Quante ne abbiamo? 24, io penso che bastino per ora. Poi casomai non bastassero, le andiamo a prendere. Qua ci sta una cava. Infatti vi ho detto, ho fatto un poco di... Uella, quello è bello il ferro. Ci mettiamo una torcia qua, già ci sta, già l'avevo visto il ferro, me l'avevo dimenticato. Il carbone, quello cos'è? Carbone con ferro, ferro. Ok, questo è da esplorare assolutamente, lo faremo nella prossima puntata. Per ora andiamo in giro a cercare roba, così vediamo un po' cosa troviamo. Questo mi serve. Zucchero, zucchero, tanto zucchero. Ma lo zucchero si può mangiare? Si può fare qualcosa per mangiare con lo zucchero? Se sì, commentate. Vabbè, anche io potrei pure guardare all'interno del ricettario e farmelo da solo. Però è bello che commentate. Purtroppo per fare slider io mi lagga troppo ed è brutto il video che lagga. Non lo voglio fare. Pecore, morite, pecore. Muori, muori, muori. Con la spada di ferro devi morire soltanto. Muori pure tu. Ma tu non te lo scappi, non te lo scansi. Pure tu muori. Genocidio, ragazzi, un genocidio questa giornata. Perché queste pecore droppano solo la lana. Io il cuoio l'ho dovuto prendere dai lama. Dannati lama, per poco non mi hanno ucciso. Quanto odio i lama, non potete capirlo io quanto... Dove stiamo venendo? Da quella direzione, quindi dobbiamo procedere di qua. Prima che si faccia notte, ok, il sole è ancora alto. Un sacco di ninfe, piante blu che servono per fare... come si chiamano? Muri? Muri. Servono per fare... una pecora nera. Non la uccidiamo, la pecora nera, mi piace. Questa po' grigia è brutta e cattiva, muori. E poi dopo le facciamo accoppiare. Una T, una T, una T, una T. Ecco fatto. Così non muoiono. Vedete che si appaiono. Bravi, bravi. Lo uccido e rigenero. Così l'ecosistema non muore. I lama però possono pure morire perché mi stanno antipatici. Una pecora qua, vieni con me, vieni pecora, vieni, 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 ti faccio vedere una bella cosa, vieni, 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 venite qua, quella non viene più, non fa niente, non mi serve. Una T, una T, una T, una T, questa non si accoppia, è scema, e la porto io la pecora vicino, sei stupida. Questa è il sesto senso della pecora, è incredibile. Incredibile il sesto senso della pecora. Questo non glielo posso dare, glielo do a quest'altro. Accoppiatevi, fate un bambino. E ora muori. Muori, cioè i genitori devono morire. Povero bambino di pecora. E che si fa? Quanti colpi ci vogliono? Povero bambino di pecora. Dove sei? Il bambino? Non ti vedo. Ah, muoiono i genitori, muore pure il bambino automaticamente? Non ci sta. Non lo vedo più. Si sarà perso. Voi guardate il vostro bambino che io vengo domani e vi stermino. Canne da zucchero in abbondanza proprio. Mucche. Ah, io qua già ci sono passato e ho sterminato un paio di mucche e le ho fatte accoppiare. Ora spenderemo tutto il grano per farle accoppiare di nuovo, così i bambini crescono e ne facciamo fare un'altra cucciolata. Uno a T. Non te lo posso dare, non te lo posso dare soltanto ai bambini. Ti, mangia di grano. Ti, mangia di grano. Fatti grande. Beh, come esplorazione mi sa che basti, i funghi, li voglio i funghi. I funghi si fanno dei piatti strani, secondo me recuperano un sacco di vita. E a me mi servono queste cose, perché purtroppo solo con le braciole di maiale non riesco a campare per ora. Nel senso che dover andare tutti i giorni a fare uno sterminio di pecore non mi conviene. Mi conviene di più, bravo. Mi conviene di più aspettare prendere i funghi. Mi conviene molto di più. Qua abbiamo messo un segnalino.
Sì, ah, fare il bambino, tu non lo puoi fare il bambino, sei di più, muori, sei di troppo, dà proprio fastidio. Quanto è piaciuto il maiale? Abbiamo 16, sì, uff, sì, me ne andrei proprio, chi se ne frega, tra poco cala la notte. Me ne vado proprio, non mi interessa proprio, ciao mucca, che fa il moonwalk. Ci torniamo a casa base. La spada di ferro sta già finendo, queste spade di ferro che non durano nulla. Io sto morendo di fame. Quante pecore? Quante pecore? Sì, la consumiamo tutta la spada di ferro. Sì, bravo, fuggi così, fuggi là. Fuggi lì, vicino, vicino. Muori? 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 Ok, bravo. Funghetti, funghetti, un altro funghetto, quanti funghetti abbiamo? 42 funghi? 42 funghi? Sì, ok, basta. D'ora in poi sono vegano. Questo sta cambiando bioma qua. Qua torna ad essere di nuovo il bioma normale. Forse sto sbagliando io strada. Forse sto sbagliando io strada. Non credo proprio. Fammi guardare un po' intorno. Canne da zucchero, un po' di sabbia. Io vado dove sta la sabbia. Nel mio bioma c'è stata sabbia. Un poco di sabbia. Vediamo un poco di tornare a casa e di non morire. Non so nemmeno a che punto sta la striga. Mi attacca la striga. E mi caga. Ah no, mi caga. E come se mi caga? Muori, muori. E mi caga però non abbastanza da. Mi dà la pozione della vita, mi dà. Cioè, mi sta togliendo un sacco di vita, mi sta togliendo. Mi sta togliendo un sacco di vita. Non muore. Fuggire. Fuggire, fuga. Rinasco. Sono morto così, sono morto qua. Ok,